Allora, siamo qui oggi col professor Lucio Sarno, psicoanalista, didatta della Società Psicoanalitica Italiana e professore ordinario di psicologia clinica e psicoterapia dell'Università Vita e Salute San Raffaele. Adesso inizieremo con l'intervista, con le domande che abbiamo mandato al professore. Allora, prima domanda. Credo di poter dire che ognuno di noi ha dei principi teorici e clinici che ritiene irrinunciabili, o almeno molto importanti, per orientarsi ed effettuare il lavoro clinico. Quali sono i suoi? Beh, naturalmente direi in primo luogo quello che ancora adesso ritengo sia il lascito di Sigmund Freud. Mi riferisco alla sua teoria del funzionamento della mente e al fatto che lui per primo abbia permesso di poter indagare ambiti della mente che prima c'erano preclusi. Mi riferisco naturalmente alla teoria dell'inconscio, mi riferisco alla teoria dei meccanismi di difesa e anche alla sua capacità di permettere uno strumentario che consentisse di indagare, di poter conoscere aree una volta sconosciute e di poter dare un senso dunque a prodotti della nostra attività mentale che prima c'erano preclusi. Naturalmente mi riferisco al sogno, ma anche a tutti le manifestazioni della vita mentale che sono, diciamo, tradotti come relativi alla psicopatologia della vita quotidiana e naturalmente i sintomi nevrotici e non solitari. Però ritengo che non potremmo oggi considerare questo l'unico elemento o l'unico autore di riferimento dal punto di vista teorico, nonostante il suo sforzo, la sua capacità di mettere in atto una costruzione così elaborata per quel che riguarda, ripeto, ambiti altrimenti ancora oggi forse preclusi alla conoscenza scientifica e alla cura. Direi ugualmente importante ritengo Winnicott, che forse è stato colui il quale per primo ci ha consentito di comprendere i modi in cui la psicopatologia si lega alla psicologia dello sviluppo e quindi di poter comprendere anche per primo aree del funzionamento della mente che non sono soltanto racchiuse all'interno del singolo individuo, ma che invece interrogano costantemente la relazione, a partire dalla relazione madre-bambino, oggi patrimonio condiviso della ricerca psicologica, della clinica, indipendentemente dall'orientamento a cui ci si riferisce. E al fatto che abbia dato importanza a elementi che possiamo considerare relativi alla normalità piuttosto che immediatamente alla psicopatologia, come era accaduto per Freud con le nevrosi isteriche, e anche il fatto che abbia sottolineato l'importanza di quanto la carenzialità dell'esperienza piuttosto che non la traumaticità conclamata di alcune esperienze possa essere ugualmente importante per poter, tra virgolette, comprendere poi evoluzioni non certamente salutari dell'individuo a partire dunque dal bambino. E aggiungerei ancora Bion, sicuramente autore a mio avviso rivoluzionario, pur nella sua continuità del suo legame con la Klein, che per prima, a mio avviso, al di là della mia non particolare affezione alla Klein, però ci ha consentito di conoscere anche lei modalità di funzionamento della mente infantile che altrimenti non avrebbero avuto possibilità di essere, come dire, riconosciute nella loro drammaticità. E poi soprattutto per quel che ci ha consentito, mi riferisco sempre alla Klein, di comprendere non tanto del transfert del paziente, ma dell'importanza e delle potenzialità racchiuse nella funzione controtrasferale piuttosto che non nel controtransfert come un deposito di negatività o di scorie non adeguatamente utilizzabili da parte del terapeuta. Dicevo Bion perché ha permesso invece una rivoluzione, potremmo dire, culturale nel modo di pensare proprio alla relazione terapeutica, in ragione del fatto che
non soltanto non è l'individuo l'unico artefice della sua storia e dunque del suo destino in senso positivo o negativo, un po' come accadeva con dovute eccezioni per quel che riguarda Freud, non dipende in modo preponderante dalle capacità genitoriali o materne, come nel caso di Winnicott, ma invece come se tutto ciò che accade nella nostra vita e nella relazione terapeutica è il risultato di un incontro e dunque di ciò che passa nella relazione tra le due persone, una volta la madre e il bambino e poi il paziente e il terapeuta nella relazione analitica, con questa capacità ugualmente di, come dire, di dare dunque alla relazione un valore non soltanto terapeutico ricostruttivo, ma davvero creativo ex novo, costruttivo, trasformativo ex novo. Certamente io ritengo, senza tradire nessun altro dei tanti, direi centinaia di contributi che ciascuno dei colleghi più apprezzati, ciascuno di noi ritrova poi nella sua storia personale, nella sua formazione personale, però ritengo che queste figure siano un po' per me un punto di riferimento stabile. Okay. E secondo lei come si traducono questi principi che ci ha raccontato nel suo lavoro con il paziente? Ma direi che accade spontaneamente, naturalmente, perché quello che è importante è considerare che i modelli teorici non sono delle dottrine di fede, né delle ideologie, né dei vincoli, sono delle opportunità, sono dei parametri di riferimento utili che di volta in volta, devo dire, il paziente ci suggerisce di utilizzare, anche perché sono convinto che al di là della coerenza di ciascun modello teorico, io ritengo che i modelli teorici siano fra loro complementari, non siano necessariamente alternativi all'interno, naturalmente, di una visione che abbia degli elementi coerenti, come quelli possono essere quelli che fanno riferimento alla psicologia dinamica e alla psicoanalisi per gli autori a cui io mi sono riferito. Per cui io ritengo che ciascuno di questi autori, avendo privilegiato determinati elementi all'interno della sua costruzione teorica, in realtà poi ha estratto questi elementi che poi compongono il modello dalla propria esperienza clinica e che quindi è il paziente che c'è sempre con la sua gravità e con le sue caratteristiche, col suo modo di entrare in relazione con noi, suggerisce certe modalità di pensare e di comprendere. E dunque io ritengo che di volta in volta il far riferimento all'uno o all'altro modello divenga qualcosa di automatico in relazione a ciò che il paziente ci suggerisce attraverso ciò che importa nelle singole sedute e nella relazione con noi. Ok, certo, chiaro. E questi principi si traducono anche in tecniche specifiche, nel caso che tecniche sono? Ma anche questo io ritengo che sono la gravità del paziente, le caratteristiche con cui la gravità del paziente si traduce nella sua vita e nella relazione con noi. Per cui ciascun paziente, io credo che ciascun paziente suggerisce alcune modalità comunicative e relazionali, ma poi sono i diversi momenti del percorso del processo terapeutico che ulteriormente arricchiscono o consentono o costringono a utilizzare uno strumentario adeguato a poter raggiungere il paziente là dove si trova, poter comunicare con lui, poter condividere l'esperienza terapeutica e dunque poterlo aiutare. Io ritengo pertanto che ci siano pazienti e momenti della cura di ciascun paziente che possono suggerire la necessità di essere più o meno supportivi, sì, più o meno astinenti, più o meno, tra virgolette, interrogativi nel condividere, mantenendo un'autonomia al paziente in ragione delle sue capacità o delle sue potenzialità. Per cui non direi che la tecnica è un insieme di elementi che è il portato certamente della nostra esperienza, ma che ha bisogno di un adeguamento costante al paziente e al momento della cura o della relazione, anche perché il modo di funzionare di un paziente non è costante, indipendentemente dalla sua
gravità o dalle caratteristiche della sua patologia. Abbiamo dei pazienti molto gravi che in certe circostanze manifestano una capacità, una lucidità di gran lunga superiore a quella di un paziente nevrotico, così come abbiamo pazienti apparentemente poco gravi che in certe occasioni, circostanze della vita manifestano una inadeguatezza che necessita un supporto specifico da parte del terapeuta. Certo. Adesso parliamo un attimo invece di quello che è il cambiamento, che è anche comunque un po' accennato rispetto a questa cosa che ci ha detto. Per noi terapeuti è molto importante valutare e monitorare il cambiamento. Lei adotta delle procedure per fare questo e nel caso quali sono? E allora, se ci riferiamo all'uso di strumenti specifici testologici ad hoc, fin qui non è, pur vivendo un'esperienza oltre che di clinico, di docente, di ricercatore, non vi sono degli strumenti cosiddetti obiettivi di misurazione del cambiamento che io ho utilizzato, però vi sono tanti altri strumenti impliciti e direi anche espliciti che noi adoperiamo, almeno io personalmente adopero. Beh, quello più semplice e più banale è il considerare strada facendo, sulla scorta di ciò che il paziente importa nella cura, nella relazione con me, nel parlare di sé e della sua vita, che cosa è cambiato in termini asintomatici, di capacità di realizzazione rispetto a delle difficoltà prima presenti nella sua vita, C di modalità con cui lo stesso affronta le circostanze della sua vita, la sua capacità di assumersi delle responsabilità o di scegliere o di poter scegliere con una serenità, una libertà che prima non gli era consentita, perché noi è chiaro che dobbiamo considerare, al di là di tutte le specifiche caratteristiche di una psicopatologia, che ogni sofferenza psicologica è in ogni caso ha una limitazione più o meno marcata nella propria vita, nella realizzazione della propria vita personale, che sia sintomaticamente segnata o meno. B, nella capacità di poter provare piacere o di poter realizzare aspetti di sé o ambizioni o progetti di vita significativi. C, di poter vivere tutto con libertà e piacere, cioè dire, avere la capacità di poter decidere liberamente e di poter sentire che le realizzazioni della propria vita dipendono da sé e, almeno in parte, e certamente possono contare sull'utilizzo pieno delle nostre risorse. Quindi io direi che un po' di ciascuno di questi elementi, cambiamenti sintomatici, minor difficoltà nell'individuare, ma poi nel poter mettere in atto comportamenti idonei al raggiungimento di un obiettivo, ma anche il piacere, la capacità di poter dispiegare le proprie risorse in modo più o meno plastico, più o meno pieno, compiuto, e dunque di potersi sentire pienamente se stessi realizzati nelle cose che si vivono. Ok. Veniamo ora alla chiusura della terapia. La chiusura della terapia è un momento che a volte rischiamo di dare per scontato. Lei ha delle procedure specifiche da raccontarci, delle linee guida cliniche, teoriche, che può descriverci o raccontare? In questo sono molto cambiato nel corso degli anni, cioè? Nel senso che potrei dire banalmente che oggi sono molto più realista e molto meno idealista, okay. Nel senso che naturalmente, come sempre accade quando si è giovani, non soltanto si pensa di poter curare tutto e tutti, ma di poterlo fare anche pienamente, che dunque la conclusione della cura corrisponda alla, come dire, alla chiusura del cerchio e dunque alla realizzazione piena non solo di un progetto terapeutico ma anche esistenziale per quel che riguarda il paziente. Devo dire che da questo punto di vista ho molto apprezzato la saggezza di Winnicott, direi anche implicitamente la lucidità di Bion rispetto ai tempi dell'analisi terminabile e interminabile di Freud, che tuttavia qualche suggerimento ce l'aveva già dato. Oggi ritengo che la conclusione della cura corrisponde alle capacità, disponibilità del paziente in primo luogo. Cosa voglio dire? Voglio dire che oggi non metto più al primo posto l'ideale della cura che potrei avere io o che mantengo in vita come qualcosa che attiene al mio desiderio, non dico di onnipotenza, ma di perfezione.
ma ritengo invece che la vita è un lungo itinerario che ha dei suoi passaggi significativi. Ritengo che ciascun paziente abbia una sua storia, abbia delle sue capacità, delle sue risorse, delle sue disponibilità, oltre che delle sue potenzialità. Per cui io credo che da questo punto di vista il paziente ci dica sempre, in un modo o nell'altro, ci fa capire quale può essere il punto di arrivo del suo percorso terapeutico in quel determinato momento della sua vita. Mi fido molto più dei miei pazienti, di ciò che loro mi dicono, anche se questo implica l'accettare maggiormente dei limiti, sia della cura, sia rispetto a quello che io, della cura con quel paziente, sia di quel che io ritengo che potrebbe essere la cura perfetta. Per cui io direi che per me è soddisfacente che la cura si concluda quando il paziente ha raggiunto degli obiettivi significativi che lui sente in quel momento corrispondenti ai suoi bisogni e alle sue possibilità. Nulla vieta di immaginare che dunque vi possano essere altri momenti nella vita del paziente senza che per questo si debba mettere in discussione il successo della cura o la bontà del trattamento, in cui il paziente possa avvertire l'esigenza di riprendere il cammino, non dico interrotto, ma sospeso in quel determinato, in un momento precedente della sua storia. Okay. Il paziente difficile riconosce l'utilità di questa categoria introdotta da Carlo Perris, e se sì, come ritiene che si possano modificare le sue tecniche e le sue procedure con questo tipo di paziente? Sì e no, nel senso che direi che mi verrebbe da dire che oggi tutti i pazienti sono difficili. E questo dipende da due cose, a mio avviso. Sono difficili perché davvero sono più difficili i pazienti di oggi, potrebbe anche essere, e lo è in parte, ma forse sono più difficili perché anche noi siamo più esigenti rispetto a ciò che ci è permesso di comprendere del funzionamento della mente, della personalità di un soggetto e della sua storia nei suoi processi anche più complessi. Per cui ecco, forse c'è da fare una distinzione tra difficile e complesso. Tutti i pazienti sono complessi, vi sono dei pazienti che sono difficili, ma anche lì la difficoltà dipende dalla gravità del paziente, o talvolta la difficoltà è legata a delle, come dire, non dico carenze, ma limitazioni che riguardano quella specifica relazione, o noi terapeuti nella specifica relazione con quello specifico. Per cui la difficoltà è qualcosa che di cui dobbiamo tenere sempre conto, che certamente in buona parte è legata alla gravità, e questo è naturale che sia, che ci possa essere. Altre volte è legata alla nostra difficoltà di approccio al paziente, che rende difficile il paziente alla cura. Però è chiaro che in questo caso la difficoltà, se dipende dalla nostra, da noi stessi, va interrogata come la nostra davvero sensibilità, modestia nel riconoscere eventualmente i nostri limiti. Se invece dipende dalla gravità e dalle caratteristiche della gravità del paziente, dobbiamo essere in grado, è il nostro compito essere in grado di capire come poter raggiungere quel paziente, adeguando i nostri strumenti con tutte le modalità e le necessità del caso, non pensando che è un po' come la storia di Maometto e la montagna. Non deve essere sempre il paziente che deve venire a noi come se noi avessimo un bagaglio cui lui si deve adeguare, ma è il nostro bagaglio che deve rendersi disponibile a poter raggiungere il paziente perché lui ne possa fare uso. Certo. Il modello relazionale, cosa ne pensa, in bene o in male? Riesce a integrare tecniche provenienti da questo modello con il suo modo consueto di lavorare? Ma il mio modello è costituzionalmente relazionale, nella misura in cui, se considero il mio punto di riferimento principale il modello bioniano, ma anche quello winnicottiano, insomma, è costituzionalmente relazionale. Non esiste una possibilità diversa di immaginare, anzi possiamo dire che già nel momento stesso in cui le due persone si incontrano esiste già una relazione in fieri, in potenza, che addirittura precede il loro incontro, per cui tutto ciò che accade è il risultato, il prodotto di una relazione che si realizza momento per momento. Poi modelli relazionali ce n'è un'infinità, per cui direi che se per modello relazionale intendiamo
il processo terapeutico come il risultato di una relazione tra due soggetti e di tutto ciò che passa all'interno di questa relazione sono assolutamente relazionali. Altrimenti poi vi sono diversi modi di declinare la relazionalità, rispetto a cui in alcuni casi mi trovo più in sintonia e in altri meno. Certo. Voglio dire, qui non si tratta adesso di stabilire un modello relazionale specifico rispetto a un orientamento, a un vertice, a una prospettiva che sicuramente è relazionale. Okay. L'integrazione con gli altri approcci psicoterapeutici, prima di tutto cosa ne pensa e poi se lei l'ha effettuato in qualche misura? Allora, io intanto devo dire che più vado avanti, più mi rendo conto che è come se vi fosse, come se i modelli terapeutici differenti, piuttosto che non, come una volta pensavo, ai diversi modelli psicoanalitici come il prodotto di un albero all'interno con delle radici, oggi mi verrebbe di dire che i rami che compongono l'albero della psicoterapia, è unico. E che poi vi siano tanti rami, e che i tanti rami sono i diversi modelli. Nei diversi modelli intravedo certamente due cose che vanno distinte l'una dall'altra. Una, il fatto che hanno qualcosa in comune, se sono tutti parte di uno stesso albero, se sono rami di uno stesso albero, e quindi ciascun ramo è come se esprimesse qualche cosa, valorizzasse qualche cosa, accentuasse qualche cosa, eleggesse qualcosa come elemento specifico che lo differenzia. E dunque, e qui già sto dicendo che nei modelli e nelle psicoterapeutici, dunque nelle diverse, poi lasciamo da parte le scuole, perché temo che le scuole poi rappresentino un rischio di eccessiva concretizzazione della differenza. Però se invece immaginiamo i modelli teorico-tecnici di riferimento a cui le scuole si ispirano, da questo punto di vista ritengo che ciascuna scuola ha in comune con le altre la radice. Ciascuna ha eletto qualcosa di specifico, come l'importante è che ciascuno non ritenga che quel ramo rappresenti l'albero, che sia la sua, che sia il tutto, e che dunque vi sia la possibilità di una complementarietà. Certo. Ora, è indubbio che è chiaro che se io come riferimento il modello psicoanalitico, coerentemente con quello, utilizzerò determinati strumenti, avrò un certo modo di pensare, avrò un certo modo di comunicare, avrò un certo modo di accentuare alcuni aspetti alla mia osservazione, alla mia valutazione nella cura del paziente rispetto ad altri. Dunque ciascuno di noi privilegerà, metterà l'accento su qualche cosa che ritiene più importante rispetto ad altri, e qualcuno, per cui è un rapporto di figura a sfondo, si tratta di mettere in primo piano qualcosa lasciando sullo sfondo qualcosa. Dire che questo mi rende eclettico, no, perché ritengo che l'eclettismo non giovi a nessuno, nel senso, per cui sicuramente vi sono dei momenti in cui assumerò degli atteggiamenti e una lettura e una capacità, come dire, di intervento nei confronti del mio paziente che mi può far avvertire come supportivo, direttivo, forse anche necessariamente mettere l'accento su alcuni aspetti cognitivi del suo funzionamento che può rendere la sua analisi, la sua lettura del mondo distorta. In questo caso è chiaro che, pur mantenendo la mia idea di psicoanalista, avrò, come dire, fatto uso di uno strumentario, di una valorizzazione di alcuni aspetti che derivano da un modello cognitivo. Così come in altri momenti avvertirò la necessità di essere meno astinente, meno, come dire, attento all'attesa di qualche cosa che permetta il manifestarsi, chiamiamo tra virgolette, di elementi, aspetti del paziente che definiamo come inconsci, e invece, valorizzerò la capacità del paziente di poter attingere a delle sue risorse per far emergere dei contenuti che, pur non essendo necessariamente in modo
profondo, inconsci, rimossi, dunque inaccessibili, diciamo amnestici, mentre invece attengono a qualcosa che sta sotto soglia e sotto la coscienza, però è alle portate del paziente. E quindi valorizzando alcuni aspetti della capacità del paziente in termini maieutici, diciamo, come accade d'abitudine all'interno delle psicoterapie cosiddette umanistiche. Per cui, senza che per questo io divenga un transazionalista, un gestaltista. Un po' il modularsi anche. Allora, io ripeto, una cosa è l'integrazione, l'utilizzare i modelli come delle lenti attraverso cui, di ingrandimento, attraverso cui viene guardato uno specifico aspetto della realtà, che nel nostro caso è sempre complesso perché riguarda sempre il funzionamento della mente, la personalità e il mondo relazionale di un soggetto. Quindi è sempre una lente complessa quella che noi adoperiamo, però l'uso della lente che noi facciamo può essere cognitivo-comportamentale, può essere gestaltico, può essere transazionalista, può essere psicoanalitico. È chiaro che la mia lente è quella psicoanalitica, è quella, non rinunzio, perché la ritengo una buona lente, però questo non significa che io non possa di volta in volta poter altre lenti, senza per questo diventare né gestaltista né cognitivo comportamentale né altro. Molto bella l'immagine della lente, anche dell'albero, di tutte le psicoterapie. Allora, noi abbiamo finito le domande, c'è qualcosa che vuole aggiungere rispetto a quello che ci siamo raccontati? Ma no, devo dire che forse paradossalmente già questo mi sembra, dato l'invito che viene, da un'iniziativa che fa riferimento ad una scuola cognitivo-comportamentale, cognitiva, in senso da fare difficile, ecco, adesso distinguere, sappiamo bene, no, come all'interno della psicoanalisi talvolta c'è il bisogno, infatti ogni volta che mi si dice ma psicoanalista come, io da sorrido perché dico ma è difficile dire, se uno è psicoanalista è naturale che sia freudiano, ma questo non significa essere freudiano nel senso in cui si legge oggi, no, a distanza di 150 anni il pensiero psicoanalitico, sotto quel ponte ne è passata di acqua all'infinito e tante, centinaia, migliaia di psicoanalisti hanno contribuito ad arricchire quel modello e a renderlo altro rispetto ad allora, però appunto lo stesso mi sembra che valga per tutte le altre scuole, no? Poi c'è il bisogno di distinguere, per cui effettivamente è giusto forse basarsi sulla base comune, in questo caso dell'impronta cognitiva, senza ulteriori attributi o accezioni. Allora, il fatto che una scuola diversa da quella psicoanalitica mi abbia invitato per questa intervista mi fa molto piacere, perché credo che sia la miglior testimonianza di una intenzione comune, di un dialogo e anche della possibilità di conoscersi e riconoscersi reciprocamente. Per cui questo ringraziamento è l'unico elemento in più che vorrei aggiungere. Grazie a lei.